Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se quest'anno volete preparare una colomba senza glutine, soffice e soprattutto veloce e facile, questa ricetta che sto per preparare fa proprio al caso vostro. Vediamo subito cosa occorre per preparare la colomba veloce senza Per preparare la glutine. colomba Servono 350 g di farina, senza glutine e in questo caso io uso questa qui della Biaglut. Poi servirà 200 g di zucchero semolato, 3 uova, 200 ml di latte, 100 g di burro, buccia di un'arancia e un limone, una bustina di lievito. Per dolci, questa qui che uso io è per dolci e salati. Se non avete questa, potete usare quella lì per dolci vanigliato. Poi servono le mandorle già pelate oppure con la buccia. La granella di zucchero, questa qui della Rebecca, gocce di cioccolato e uno stambo da colomba come questo qui, da 750 grammi. Prima Andiamo a cosa preparare la nostra sguscio e colomba. Divido le uova. Le uova sono a temperatura ambiente. Aggiungo un pizzico di sale negli albumi e li monto a neve. Adesso gli albumi li metto in frigo e monto i tuorli con lo zucchero. A questo punto aggiungo anche la buccia grattugiata del limone. Dell'arancia. Il burro che ho sciolto leggermente un po' a bagnomaria. Un metà del latte, non tutto, solo metà. Così. E continuo a montare fino a quando non diventa una crema. A questo punto iniziamo ad aggiungere anche la farina. La setacciamo così. Un po' per volta. E mescolate. Quando il composto inizia a diventare un po' più corposo, aggiungete anche il restante latte. Aggiungo adesso le gocce di cioccolato e la bustina del lievito setacciata. E mescolo con la frusta, con la palettina per dolci, così. Cercando di non far smandare troppo il composto. Aggiungo anche gli albumi montati a neve. Sì. E continuo a mescolare dal basso verso l'alto, così. Adesso imburriamo e infariniamo il nostro stampo. Un po' da tutte le parti, così.
E adesso andiamo a versare il nostro composto. Adesso la ricopriamo con i nostri zuccherini e le mandorle. Questa va in forno a 160 gradi per 60 minuti. Vale sempre la prova a stecchino. Eccola qui. La colomba è pronta. Adesso la taglio. Eccola qui. Soffice. E buonissima. Guardate com'è soffice. Se questa ricetta vi è piaciuta, cliccate un mi piace, iscrivetevi al canale. Queste e tante altre ricette le trovate sulla mia pagina Facebook Zero Glutine 100% Bontà. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!